Ciao a tutti, oggi i preferiti di marzo, o nel mio caso i preferiti dei primi 3 mesi, anche se in realtà sono tutti prodotti che ho utilizzato o ho iniziato a utilizzare nel periodo di marzo, fine febbraio. Primo prodotto, la ormai famosissima Sensibio H2O di Bioderma, l'acqua micellare per eccellenza direi, anche se è la prima che ho testato. Mi trovo benissimo, la adoro veramente, sia perché toglie il normalissimo trucco che anche quello waterproof. L'ho utilizzata anche da struccata per togliere l'impurità la sera, proprio mi è piaciuta, mi piace tanto, è delicata, non brucia gli occhi. Infatti, se non sbaglio, appunto è per pelli sensibili, viso e occhi. Senza risciacquo, senza parabeni e ipoallergenico. Ecco, l'unica cosa che non condivido è senza risciacquo. La sensazione comunque che mi lascia dopo è come se avessi la pelle insaponata. Non so se all'interno ci sia una base comunque di sapone, ma la mia sensazione è quella, per cui preferisco sempre sciacquare il viso. Un po' d'acqua, niente di eclatante, non è che uso saponi in aggiunta, una sciacquata con un panno oppure proprio mi lavo la faccia banalmente, però non cambia la mia opinione, la trovo veramente, veramente eccellente. Il costo è un attimo rilevante perché comunque questa bottiglia che sono 500 ml costa circa 15 euro ed è reperibile solamente in farmacia o parafarmacia. Poi, altro prodotto. Viso è questo scrub balsamo riparatore labbra contorno labbra di Collistar. Anche questo è eccellente. L'avevo comprato in realtà nel periodo natalizio, quindi è già diversi mesi che lo posseggo, ma lo utilizzavo solo ogni tanto quando avevo le labbra veramente screpolate, rovinate dal freddo. E sì, buono sul momento, ma poi non mi rimaneva tanto. Poi ho scoperto, cercando appunto su YouTube altre opinioni su questo prodotto, e ho scoperto che se utilizzato quotidianamente, quindi tutte le sere, ha un altro effetto. Ho deciso di provare e avevano assolutamente ragione, per cui questo fa parte della mia skincare routine serale. Usato tutte le sere è fantastico, i microgranuli sono veramente delicati, ha un profumo che è eccellente, anzi fa venire voglia di mangiarlo, va disteso sulle labbra e massaggiato per alcuni minuti, poi l'eccesso dei microgranuli va tamponato con una velina oppure con una spugnetta bagnata e le labbra rimangono veramente morbidissime. Idratate, io che come vi avevo detto ho il brutto vizio di spellarmi le labbra quando sono secche, non mi capita quasi più, cioè sono sincera, purtroppo lo faccio ancora, il viziaccio non me lo sono ancora tolto, ma questo qui è proprio il mio salvavita. Penso che non mancherà mai più nel mio beauty case e mi piace veramente tanto. Altro prodotto della Collistar che sto scoprendo essere un brand che amo molto, non ho ancora trovato dei vari prodotti che sto testando qualcosa che non mi abbia convinto, è questo siero intensivo anticellulite con cellule staminali vegetali effetto ultrasuoni. Fa parte della linea speciale Corpo Perfetto. Ora, questo mi è stato regalato da mio marito, chissà che cosa voleva dirmi, ma tralasciando questo particolare, ho deciso di utilizzarlo. Ora, io non ho una cellulite di quelle poderose, proprio antiestetiche, però il mio effetto buccia d'arancia, come quasi qualunque donna, ce l'ho. E avvicinandosi la prova costume che non mi ha mai toccato più di tanto, però ho deciso, avendolo in casa, di usarlo. Nelle modalità d'uso viene specificato di utilizzarlo all'inizio con 2 applicazioni al giorno. Io lo sto ancora utilizzando appunto con 2 applicazioni mattina e sera e mi trovo molto bene.
la pelle a buccia d'arancia si è veramente attenuata, anzi, ho quasi la sensazione che le mie cosce siano più sode, più rassodate. Ora non ho fatto la prova con il metro da sarta, tutte queste cose, cioè, è una mia opinione a vista, poi magari ho perso il chiletto e l'ho perso, non lo so. Però la sensazione da quando ho iniziato a usare questo prodotto è una sensazione di miglioramento visivo, per me ottimo, mi sta piacendo. In più l'altra cosa che mi piace è che di solito i prodotti anticellulite hanno quegli odori da alga, da mare, da salsedine che io proprio non tollero, mi indisponevano quasi. Invece questo qui ha una profumazione veramente gradevolissima, non saprei neanche tipo aloe, fresco, non so proprio descriverla, ma mi piace veramente tanto. E il secondo pregio che per me è stato amore, il fatto che non vada lavorato più di tanto come prodotto. Io faccio i miei due puff, quindi due puff per due cosce, quindi poco prodotto per tanta massa. Lo stendo 2 minuti come se stendessi una crema idratante, nulla di che, si assorbe subito, mi vesto rapido, non impegnativo, ottimo, veramente un prodotto che consiglio. So che adesso, sempre sulla linea dell'anticellulite, hanno fatto proprio una gamma di prodotti, ci sono appunto vari prodotti a seconda del tipo di cellulite e delle esigenze delle persone, per cui valutate qual è quello migliore per voi, ma questo per me è veramente ottimo. Poi, altro prodotto per il corpo o viso sono le Clear Hub Strip Zona T di Nivea. Sono i normalissimi, comunissimi cerottini per i punti neri, naso e per le zone T, mento e fronte. Mi piacciono tanto, li uso una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni. Rimango sempre stupita da quanta impurità la mia pelle abbia. Io li trovo efficaci, sono sincera, li metto la mattina bagnando bene la zona naso, perché principalmente uso quella del naso, i due triangolini li uso perché ci sono, ma non ho tutte queste esigenze. Un quarto d'ora si strappa, anche allo strappo rimane delicato, non si incollano alla pelle che dopo sembra di scoiarsi, ecco, vengono tolti delicatamente, ma mi piacciono tanto. So che molto buoni dovrebbero essere anche quelli della Essence, ma io non riesco a trovarli negli store qui vicino a me, anche stamattina ho guardato da Coin, ma proprio non li trovo, per cui finché non ci saranno alternative, penso che riutilizzerò questi qui. Altro must have ormai conosciuto da tutti, tranne che da me, è l'olio per cuticole di Sephora. Questo qui anche è entrato a far parte di prepotenza nella mia routine serale. Infatti, la sua collocazione è sul mio comodino accanto alla crema mani. Io tutte le sere puccio il mio bel ditino, massaggio l'olio e poi mi stendo la crema. Mi piace tanto, non posso dire effettivamente che mi abbia rivoluzionato l'aspetto delle mani, che le cuticole si sono iperidratate, non ho più pellicine sollevate, no, ma perché io ho una situazione delle mani veramente disastrosa, però penso che mi stia aiutando a migliorarla assolutamente, e comunque è proprio una coccola, non posso andare a letto senza averla fatta, mi piace davvero tanto. Gli ultimi due prodotti sono due prodotti di make-up, casualmente entrambi di Kiko. Il primo è questo lucida labbra, così a matitone, appunto si chiama Creamy Lip Gloss, è il numero 2 di Kiko. Mi piace moltissimo, lascia le labbra completamente idratate, non permane tanto perché comunque si sa che i gloss hanno una durata limitata, però lo trovo pratico anche da tenere in borsetta, quindi non occorrono tanti specchi per poter rifinire il trucco, cioè una passata è veramente comodo.
Di solito i rossetti rossi li utilizzo principalmente nella stagione invernale, invece questo qui l'ho ripreso in mano dopo circa un anno, me ne ero sinceramente anche dimenticato nel cassetto, a fine febbraio e lo sto utilizzando veramente tanto, anche perché comunque la scrivenza è quella di un gloss, cioè è rosso, sì, si vede, è un rosso sano, labbra da baciare, però non è né volgare né troppo d'impatto. Bello, veramente bello. Io lo userò ancora tanto. Forse d'estate, in piena estate no, ma almeno fino maggio-giugno sicuramente. Mi piace tanto. L'ultimo prodotto, un blush. Ed è il blush Soft Touch Blush di Kiko, il 103. È questo pesca, che tra l'altro è quello che indosso, mi piace perché ha una buona scrivenza, comunque ne occorre veramente poco di prodotto, si lavora bene, non è polveroso e dà questo effetto sano, che rimane appunto essendo un pesca rosa sano, rosa non so neanche bene come descriverlo, però ci sono quei blush che sono veramente troppo rosa, che mi danno l'effetto Big Bubble o bambolina di porcellana, proprio schiaffato qua, che li puoi lavorare quanto vuoi, ma permane quel rosa lì. Invece questo qui ha un effetto più il rossore di quando siamo un po' imbarazzate, un po' quando ci fanno un complimento che si arrossisce, ecco, quel rossore lì che io trovo bellissimo, mi piace tanto e lo sto utilizzando veramente tanto. Niente, che dire. Per ora i miei prodotti preferiti sono questi, come sapete non sono una massima esperta, per cui se avete dei prodotti similari da consigliarmi oppure dirmi la vostra opinione su questi prodotti, qualunque consiglio, qualunque cosa riteniate possa essermi utile, mi raccomando, scrivetemelo e fatemelo sapere. Intanto vi saluto, baci e abbracci a tutti, ciao!